Il saluto del manager dell'ASL di Teramo, Roberto Fagnano, agli operatori sanitari da lui diretti per 4 anni, è stato carico di affetto e a tratti commovente. Fagnano, neodirettore della direzione del Dipartimento regionale di sanità, lascia in eredità all'azienda sanitaria teramana una squadra di 12 capodipartimento appena nominati, 9 nuovi primari, 1700 assunzioni realizzate in questi ultimi anni, bilanci in equilibrio, ma soprattutto 82 milioni di euro destinati dal Ministero al nuovo ospedale di Piano Daccio. Lascia questa ASL con insomma un po' di dispiacere, ma come la lascia questa ASL? Innanzitutto il dispiacere è tanto. Poi lasciamo un'ASL sicuramente più forte di quella che abbiamo trovato quando abbiamo poi avuto una grandissima fase di crisi con sottofinanziamenti regionali e anche con una grande carenza di medici che purtroppo sarà la costante dei prossimi anni, questo non solo a Teramo ma in tutta Italia. Io penso comunque di aver costruito una squadra, un gruppo, e i risultati tutto sommato si sono anche visti, un'azienda sempre in equilibrio economico e con performance di qualità sanitaria sempre migliori. Non è facile, ci sono tanti argomenti che dovrebbero essere affrontati, c'è la triste situazione delle liste d'attesa, avremmo dovuto forse fare di più, però purtroppo le risorse sono queste, il nostro sistema di organizzazione forse più di questo non poteva dare. 80 milioni per un nuovo ospedale a Teramo è un grosso risultato. Un grande risultato, un obiettivo raggiunto che sta a significare la determinazione che l'avvocato Fagnano ha messo nel dirigere questa azienda, che l'ha portato non solo ad avere risultati da un punto di vista sia di gestione economica ma anche di riequilibrio tra la sanità territoriale e ospedaliera. Oggi investiremo anche in più sul personale e avere la possibilità di costruire un nuovo ospedale, io penso che anche questo è un grande successo che è dovuto all'impegno da parte del direttore. E allora eccoli i magnifici 12 capo dipartimento dell'ASL di Teramo, nomine che mancavano da 8 anni firmare pubblicamente il contratto con l'azienda sanitaria. Per il dipartimento amministrativo Maurizio Di Giosia, per l'oncologia Carlo Dugo, per i servizi Gabriella Lucidi Pressanti, per il materno infantile Anna Marcozzi, per il tecnico logistico Corrado Foglia, per il dipartimento medico Bruno Raggiunti, per quello chirurgico Pietro Romualdi, per il dipartimento cardiologico Cosimo Napoletano, per il dipartimento assistenza territoriale Valerio Profeta, per il dipartimento salute mentale Nicola Serroni, emergenza urgenza Stefano Minora, per il coordinamento staff direzione Franco Santarelli. Tra i 9 nuovi primari nominati da Fagnano c'è poi la novità della medicina penitenziaria affidata al dottor Massimo Forlini. La casa circondariale teramana di Castrogno è una realtà importante e delicata, ospita oltre 400 detenuti e dispone di un nido per bambini fino ai 3 anni.